Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Gli abbonamenti, quando inizia la campagna e come siamo nominati? Stiamo lavorando a delle varie possibilità, vedremo un po'. Nei prossimi giorni sicuramente daremo delle indicazioni e partiremo, io penso, come ogni anno verso intorno al 10 di luglio. Ma se ne occuperà Teubal, il nuovo amministratore? Sì, che però arriva il 7, che io sappia, sì. Dice, quindi com'è la situazione? Se ne sta occupando già lui. Già dalla settimana. Sì, Teubal e Perinetti già stanno studiando dei progetti per i nuovi abbonati. C'è la possibilità, scusate un attimo, c'è la possibilità che vengano abbassati i prezzi considerando la crisi economica? Ci sono al vaglio diverse soluzioni che riguardano pacchetti famiglia, abbonamenti di ogni genere, insomma vi daremo notizie a breve, non appena avremo notizie un po' più dettagliate. Ci stiamo lavorando perché riempire il Barbera per noi è diventato un obiettivo primario del nostro progetto, per cui dobbiamo riempirlo anche con gli abbonati. Vicepresidente, ci sono novità per quanto riguarda invece il fronte stadio, si è incontrati nuovamente con Orlando per insomma seguire questo percorso comune, ci sono delle novità riguardo? Ma novità, ultimissime novità, no, non c'è dubbio che è un progetto che va avanti. Orlando ha manifestato interesse da parte del comune e della città di Palermo, per cui noi aspettiamo di poter collimare questi nostri, con i loro interessi e partire. Noi abbiamo presentato già il progetto al comune e adesso aspettiamo delle risposte. Vicepresidente, dalla via Silvestre, cercherete di rimpiazzarlo oppure insomma il sostituto di Silvestre l'avete in casa? Ma intanto vediamo se Silvestre va via, ancora è una trattativa che non è per nulla definita, vedremo un po'. Non c'è dubbio che noi oggi abbiamo una rosa comunque abbastanza all'altezza, perché abbiamo i vari Muñoz, Mantovani, Milanovic, Labrin, Garcia che potrebbe rientrare, quindi con cautela valuteremo ogni decisione da prendere. Non c'è dubbio che questa è una certezza, la squadra non partirà certo indebolita. Dopo le delusioni della scorsa stagione, quali sono le ambizioni del Palermo per questo prossimo campionato? Ma riprendere un po' quello che è il nostro trend abitudinario, cioè collocarci nelle prime 10 posizioni del campionato. Il fatto che si è sempre verificato, escluso l'ultimo campionato, che effettivamente è stato deludente. Quindi noi riprendiamo il progetto che è quello di avvicinare il Palermo sempre più alle 6-7 leader del campionato. Okay. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.